Ciao, buona domenica, bentornati e bentornate sulla rubrica Diversamente. Ciao a tutti, buona domenica. C'è un ospite in più oggi. Sì, si vede poco, ma oggi io e Federica abbiamo un ospite che è il picchio Agri. Sì, esatto. È Hagrid che ha deciso che voleva mettersi qua e siccome io non ho cuore di mandarlo via, finché vuole starci ce lo teniamo. Poi una certa ci abbandonerà. Come sapete, se seguite la nostra rubrica, ogni episodio è ispirato a un capitolo del libro Tessere di Mosaico, racconti di diversità, scritto appunto da Federica, in cui affronta i vari aspetti della diversità, i vari tipi, e la diversità di oggi è un disturbo borderline, come si chiama? Diciamo che secondo me è un'occasione interessante per parlare in generale dei disturbi psichiatrici e della salute mentale, cosa che avevamo un po' già introdotto quando abbiamo parlato dell'ansia e degli attacchi di panico, però ora qui si va su un terreno molto più complesso, perché chiaramente si tratta di disturbi di diverso tipo, che insomma vanno trattati in una maniera completamente differente e danno peraltro uno stigma maggiore, e insomma si apre un universo secondo me. Il personaggio protagonista del racconto è Melissa, che è una giovane ragazza di circa 16 anni che è in cura, vediamo Melissa, in una seduta psicoterapeutica a seguito di un episodio di autolesionismo. Lei si è recata lì, o la psicologa l'ha ricevuta per questo motivo, e durante la seduta lei sbotta, ha proprio come si chiama, una crisi, come possiamo chiamarla, passa da un modo all'altro proprio, vediamo. Vediamola più o meno così, ha proprio quello che io definirei proprio uno sbotto, sì, esatto. La vediamo all'inizio della seduta quasi un po' in trance, quasi come se fosse talmente abbattuta da quello che le è successo e che prova addirittura a spiegare, no, ma perché i miei pensieri sono rumorosi, il dolore che provavo doveva smettere e l'unico modo per farlo smettere era farmi fisicamente male, quindi è stato un sollievo per lei in quel momento. Sì. E poi dopo vediamo che si arrabbia perché capisce di non essere compresa né dalla psicologa né dalla famiglia, gli amici, nessuno può capirla e appunto ha questo cambiamento morale drastico dall'inizio alla fine del racconto. Esatto, è una roba talmente tosta che non so da dove cominciare. È stato molto carino, magari vi linkiamo qui sotto l'episodio da recuperare sugli attacchi di panico, perché appunto anche quello è un tema inerente, psicologici, e io mi ricordo che in quell'occasione tu hai dato addirittura una serie di consigli per aiutare qualcuno che ne soffre ad affrontarli, però magari lì avevi un'esperienza già più diretta perché anche tu ci avevi detto che hai sofferto. Quello sì, e poi c'è da dire che mentre l'ansia e gli attacchi di panico non sono sempre necessariamente correlati a un disturbo d'ansia, cioè chiaramente ci sono persone che soffrono un disturbo d'ansia e questo chiaramente crea diciamo una cronicizzazione dell'ansia stessa e una serie di sintomatologie e di comportamenti che necessitano una presa in carico da parte di un professionista della salute perché rendono faticosa la vita. Allora, parto da una premessa, faccio un giro larghissimo, però parto da una premessa. Io non ho studiato purtroppo né psicologia né psicopatologia, dico purtroppo perché è una cosa che io avrei tanto voluto. Fra le altre cose, avendo io fatto l'università, essendo laureata io in servizio sociale e facendo come professione l'assistente sociale, che è un mestiere che molto spesso ha a che fare con persone affette da disturbi psichiatrici, tanto che esiste proprio il settore della psichiatria, quindi ci sono numerose colleghe che lavorano proprio in questo settore, io trovo anche abbastanza, il termine vergognoso forse un po' tanto forte, però comunque io trovo abbastanza assurdo che nel mio corso di laurea, quello del mio all'Università di Pisa, poi magari in giro per l'Italia le facoltà sono diverse, però a Pisa nel corso di laurea in servizio sociale non c'è un corso che tratta anche solo in maniera un po' più blanda, anche solo proprio per darti delle linee guida un po' più rudimentali, cioè proprio delle nozioni base che riguardano la psicopatologia. Quindi sì, assolutamente. Tutto quello che io so me lo sono dovuto imparare da sola, quindi in una maniera assolutamente poco ortodossa, perché ho un po' spulciato online su siti che ritenevo affidabili e un po' mi sono fatta spiegare da persone che conosco che, essendo invece del settore, avendo studiato magari psicologia, sanno dirmi qualcosa di più. Sarebbe stato interessante avere Riccardo in questo episodio, perché lui appunto... Ricordo, Riccardo se lo ricorderà secondo me, un'occasione in cui eravamo
dietro le quinte di un saggio di canto, dovevamo fare il saggio del coro, e lui stava studiando, stava preparando l'esame, non so se era psicopatologia o comunque qualcosa del genere, e per cercare di ricordarsi i disturbi della personalità e dell'umore, o forse solo della personalità, aveva associato un disturbo a ognuno di noi del coro, e quindi cercava di ripassare in base alle nostre caratteristiche, si ricordava i disturbi e li ripassava. A un certo punto io ricordo di averlo visto sbottare, perché non ne poteva più, e di aver lanciato i fogli in aria, sempre dietro le quinte, in attesa che fosse il nostro turno, ma basta, non ce la faccio più a lanciare in aria questi fogli, perché poi io stavo ripassando per questo esame durante il saggio di canto. Io questa cosa non me la scorderò mai. Abbastanza stressante. E però è lui anche appunto una delle fonti e da cui io ho tratto l'insegnamento, da cui ho un po' appreso alcune cose che riguardano i disturbi della personalità e i disturbi dell'umore. Altra, diciamo, fonte importante era stata la psicologa che ci aveva fatto i corsi di formazione del servizio civile quando io feci appunto il servizio civile, forse 2016-17, e io facevo questo servizio civile. Mi occupavo di persone con disabilità, però la psicologa chiaramente ci fece questo corso e ci spiegò questa cosa bellissima che mi rimase nel cuore. Tutti noi abbiamo delle caratteristiche che sono associabili a questi disturbi. Il punto è che finché queste caratteristiche non diventano patologiche, cioè finché queste cose non ci rendono difficile la vita in comunità, allora non si parla di disturbo. E non si parla di patologia. Quando queste caratteristiche invece rendono difficile lo svolgimento della vita quotidiana, allora si parla di disturbo e di patologia e quindi c'è da prendere comunque contatti con una persona perché questo è un disturbo vero e proprio. Faccio un esempio stupido. Ci sono delle caratteristiche tipiche del disturbo ossessivo compulsivo. Ci sono delle persone che hanno un po' questi tratti ossessivo compulsivi, cioè la precisione, il bisogno di mantenere la simmetria, magari una certa fissazione per la pulizia, per l'ordine, per l'igiene. Sono delle caratteristiche che finché la persona riesce a gestire, quindi non la portano a non uscire con gli altri, ad avere relazioni con gli altri disfunzionali perché prevale questo senso di dover mantenere l'ordine, finché non diventano delle ossessioni, delle manie, i pensieri che si hanno in testa, allora non si parla di disturbo vero e proprio, si parla di tratti di personalità. Quando invece questa cosa arriva a sfociare a un livello così grave da richiedere l'intervento di un professionista, sì, subentra proprio il concetto del disturbo. E questa cosa riguarda tantissime personalità, tipo il disturbo narcisistico, il disturbo... Dillo, cosa stai pensando? I disturbi ossessivi compulsivi per me sono tratti della personalità. Per chi vive con me in casa sono un disturbo per loro. Perché io devo mettere tutto in ordine. No, ma questo, ma questo. È una cosa che riesci a controllare. Se ti ritrovi in mezzo a un gruppo di persone e ti ritrovi costretta a dover assumere un comportamento che non ti permette magari di assecondare questi tuoi bisogni compulsivi, non sbrocchi. Quindi vuol dire che fondamentalmente sono tratti della tua personalità, però non è che c'hai un disturbo. La linea di confine è esattamente quella. Quanto ti rende difficile la vita quotidiana? Tutto questo per dire appunto che io ho sempre avuto, anche per il lavoro che faccio, anche per il fatto che io ho fatto il mio primo tirocinio proprio nel settore della salute mentale, ho sempre avuto un grande interesse per la salute mentale stessa. E quindi mi sono rimasta sempre molto interessata ai disturbi della personalità, dell'umore, e mi sono resa conto di quanto complessa e affascinante sia la mente umana. In mezzo a tutti questi disturbi, il disturbo borderline è sempre stato quello che mi ha colpito di più. Vuoi perché quando ero adolescente avevo un periodo della mia vita particolare per cui io stesso ho avuto paura di essere una persona con disturbo borderline, salvo poi rendermi conto che non ero a dei livelli patologici e quindi potevo tirare un sospiro di sollievo, però io probabilmente ho dei tratti caratteriali della personalità borderline, che fa quasi paura detta così, ma assicuro che è una cosa estremamente vivibile. Però sono un po' lunatica, sono fumina, sono una che nei rapporti è molto affettuosa, quindi tendo molto ad affezionarmi alle persone e mi scazzo quando la gente non mi considera, però lo faccio in una maniera abbastanza sana, quindi non si sfocia in una patologia. Però il disturbo borderline, diciamo che forse mi ha sempre affascinato anche per questo motivo. Ho scelto di trattare di questo disturbo perché credo che sia molto diffuso e molto difficile da diagnosticare, perché talvolta lo si confonde anche con il disturbo bipolare,
Ora, io ripeto, non sono un'esperta del settore, quindi parlo per quello che conosco, ma davanti a me ho anche il sito del manuale MSD, per cui comunque se dico delle cazzate non potete prendervela con me, ma con chi ha gestito questo sito. Allora, scherzi a parte, questo disturbo di personalità ha una caratteristica particolare, che è proprio quella dell'essere estremamente lunatici, cioè i pazienti con disturbo borderline tendenzialmente possono passare dall'amore all'odio nei confronti di una persona in pochissimo tempo, perché tendono ad avere un forte senso di dipendenza nei confronti dell'altro. Nel momento in cui il loro affetto e il loro amore, o comunque il loro interesse nei confronti dell'altra persona, non viene ricambiato nella maniera in cui loro si aspettano, possono sentirsi estremamente spaventati o estremamente arrabbiati. E la loro capacità di gestire la rabbia è piuttosto ridotta, cioè loro possono sbottare tantissimo, sono estremamente drammatici, possono sfociare molto spesso in atti di autolesionismo. In realtà, rispetto a tante altre personalità, per esempio rispetto al disturbo narcisistico, dove magari la persona narcisista ha una maggiore difficoltà ad entrare in empatia con il prossimo, i borderline in realtà sono anche abbastanza empatici tendenzialmente. Quindi hanno anche una capacità di entrare in contatto con le emozioni altrui e con le proprie molto più forte. Solo che è molto forte, è per questo che spesso hanno questi cambiamenti di umore fortissimi. Ed è probabilmente questo il motivo per cui spesso lo si confonde con il disturbo bipolare, perché comunque il bipolare c'ha proprio questa oscillazione fra uno stato depressivo e uno stato maniacale, quindi magari c'è un tot di tempo che è completamente depresso, quindi è apatico, svogliato, magari passa le ore a letto, non riesce a fare nulla, e poi il periodo successivo è schizzato, fa cose fuori controllo, ma cose assurde, tipo partire con la macchina e andare a fare chilometri e chilometri senza una destinazione, fare uso di droghe, oppure avere comportamenti compulsivi che possono essere per esempio lo shopping compulsivo, cose di questo tipo. E questa cosa spesso la può fare anche il borderline, solo che magari nel borderline è un po' più evidente il comportamento ossessivo e impulsivo rispetto magari a un disturbo, diciamo, più depressivo. Quindi la differenza sarebbe tipo che il bipolarismo non dipende dai legami di una persona che ce l'ha con gli altri, ma può essere semplicemente l'umore della giornata o piccoli fatti che percepisce, mentre il disturbo borderline è più legato alle persone con cui è in contatto. Il disturbo borderline è proprio un disturbo di personalità, mentre il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore. Ok. Quindi il borderline è cioè, rientra in tutto ciò che riguarda la personalità, quindi i tratti della personalità. Il bipolarismo invece riguarda il tono dell'umore, e quindi il tono dell'umore che può essere o depresso oppure a livelli maniacali. Hanno magari delle caratteristiche simili, però è proprio la differenza di base che uno è un disturbo della personalità e l'altro è un disturbo dell'umore. Sì, in effetti questa cosa si vede tanto nel personaggio di Melissa, perché noi addirittura non due, io ho recepito anche tre personalità diverse all'interno del racconto, perché inizialmente, appunto, come ho detto prima, sembra quasi in trance, quasi non si vergogna, però cerca di spiegare le sue ragioni per l'atto autolesionistico alla psicologa, per cercare di farla comprendere, quasi come se volesse giustificarsi. Poi comincia a dire che non si sente abbastanza, e sembra quasi che si senta colpevole per qualche sua mancanza verso i suoi amici, familiari, eccetera. E invece alla fine è proprio arrabbiata con tutti e dice: no, siete voi che non mi capite, siete voi cattivi, non io. Cioè, quindi c'è proprio... Il disturbo borderline è molto così. Allora, io una volta lessi un articolo bellissimo che parlava di come... è sicuramente presente Star Wars, no? Io non sono una grande fan di Star Wars, nel senso che io sono di quelle brutte persone che preferisce la trilogia prequel a quella originale. Quindi la gente giustamente fa bene a dirmi che non sono una fan di Star Wars, perché hanno ragione, non sono meritevole. Però io sono una grande amante della trilogia prequel, perché sono profondamente innamorata del personaggio di Anakin Skywalker, che altro non è poi che Darth Vader. Quindi io ho sviluppato questo amore nei confronti di questo personaggio, e ho scoperto col passare degli anni, leggendo articoli online, di come molto spesso, e hanno fatto questa cosa anche degli psicologi se non sbaglio, venga utilizzato il personaggio di Anakin per spiegare il disturbo borderline. Perché a quanto pare Anakin Skywalker ha tutti i tratti del disturbo borderline di personalità. A cominciare da
questo suo attaccamento, questa sua dipendenza affettiva nei confronti prima della madre e poi nei confronti di Padme, a questo comportamento estremamente ansioso, quasi sabotatore, perché lui fa di tutto per mantenere vivo questo rapporto e finisce per sabotare se stesso alla fine, e la rabbia che prova nei confronti delle persone a cui tiene nel momento in cui si sente abbandonato. Che cosa interessante, non sapevo questa cosa, perché io poi non sono fan della saga, la conosco perché è un prodotto popolare entrato nella nostra cultura, ma non sapevo questa cosa, mi entro a informare. Io quando l'ho scoperto ho pensato, no vabbè, ma che meraviglia, perché appunto mi ha fatto realizzare di come questo tipo di disturbo magari sia molto difficile da diagnosticare proprio perché ha queste caratteristiche, e perché in realtà tante persone che hanno questi disturbi sono molto brave a mascherarlo. E quello a cui volevo, diciamo, un po' arrivare, perché ho delirato per non so quanti minuti facendo questi discorsi, il motivo per cui ho scelto di trattare questo argomento è proprio il discorso dello stigma, perché a differenza di un disturbo d'ansia, che secondo me è molto più facile venga giustificato, perché noi viviamo in una società dove l'ansia è all'ordine del giorno, quindi intanto si abusa moltissimo del termine ansia, cioè io vedo persone che dicono ah mio Dio sono così ansioso, e magari cioè è un termine che usano per descrivere il fatto che magari sono un po' emotivamente agitati, perché oddio devo fare questa cosa, oh che ansia, quando sei solamente un po' scazzato perché la devi fare, o perché sei emozionato perché c'è un avvenimento importante. Cioè, l'ansia vera e propria, l'ansia quella che ti fa star male, è una cosa diversa. Così come gli attacchi di panico, in realtà ansia e attacchi di panico sono entrati talmente tanto all'ordine del giorno che secondo me sono quasi più giustificati. Il discorso che facevo nella puntata scorsa, che io ultimamente da quando siamo entrati in Covid vedo continuamente pubblicità di ansiolitici alla televisione, vuol dire fondamentalmente che è stata molto normalizzata questa cosa dell'ansia. Rispetto all'ansia invece i disturbi psichiatrici sono molto meno normalizzati e sono veramente tanto tanto emarginate le persone che vivono questa cosa. E in realtà immaginarsi una persona col disturbo bipolare, col disturbo borderline, come pazzi che stanno relegati magari nei centri diurni, è un'immagine sbagliatissima, perché tante persone che hanno questo disturbo, se lo sanno trattare adeguatamente con farmaci, con la terapia, riescono a condurre uno stile di vita comunque normale, e magari è il tuo vicino di casa e tu non lo sai, perché non ti rendi conto che questa persona ha attraversato un percorso magari riabilitativo, lo sta ancora attraversando, e quindi ha imparato a gestire queste sue problematiche, questi suoi disturbi in modo tale da non rendergli più la vita impossibile. Però bisogna un po' togliersi dalla testa quest'idea che se hai un disturbo sei per forza un matto che deve essere messo nella casa di cura, assolutamente no. Anche perché magari un disturbo non nasce come preponderante e devastante, può essere che lo diventi a forza di reprimersi, perché prima hai parlato di persone che mascherano il proprio stato d'animo, il proprio disturbo della personalità, magari iniziano facendolo inconsciamente per non uscire dagli schemi della società, e poi sempre di più magari, e quindi è così che poi secondo me, magari non voglio fare la diagnosta, però potrebbe essere che sia un fattore che aiuta a peggiorare queste condizioni. Comunque, se vogliamo fare un po', siccome ce l'ho qui davanti, no? E secondo me è interessante, se qualcuno volesse farsi un po' di cultura, o se anche tu fossi interessata, perché ti giuro io quando l'ho scoperta sta roba il mondo mi si è aperto, praticamente se tu consideri i disturbi di personalità, c'è veramente un universo infinito. Praticamente i disturbi di personalità si dividono tipo in... Allora, ci sono 10 tipi di disturbi di personalità che si dividono in 3 diversi cluster, che sono praticamente diciamo associati in base alle caratteristiche che sono più o meno simili. C'è un cluster di tipo A che è caratterizzato da un atteggiamento un po' più, diciamo, eccentrico, quindi un comportamento strano, eccentrico, e all'interno di questo cluster ci sono 3 tipi di personalità, che sono la personalità e il disturbo di tipo paranoico, quindi il disturbo paranoide, che come possiamo immaginare la persona che soffre di questo disturbo è sicuramente una persona che mostra particolare diffidenza e sospetto nei confronti degli altri, cioè per dire quelle persone che sono convinte che tutti ce l'abbiano con loro, che stiano tramando qualcosa, questo tipo di comportamento. Poi c'è il disturbo schizoide, che è un disturbo caratterizzato fondamentalmente da un enorme disinteresse nei confronti degli altri, e il disturbo schizotipico, cioè con comportamenti estremamente eccentrici rispetto alla norma.
Il cluster B è quello delle personalità di cui stavamo parlando ora. Cioè sono comportamenti che sono estremamente emotivi, estremamente drammatici e anche questi molto stravaganti. E quindi ci rientrano i comportamenti che stiamo dicendo noi. Quindi la personalità borderline, che ha un enorme praticamente componente emozionale, è proprio una sregolatezza emozionale pazzesca, e un enorme rifiuto alla solitudine, un bisogno enorme di socialità. Poi c'è il suo esatto opposto, che sarebbe praticamente il disturbo antisociale, quindi proprio il disprezzo per gli altri, la manipolazione, una forma di responsabilità personale e sociale. E poi ci sono il disturbo istrionico, che è bellissimo, secondo me l'istrionico è veramente meraviglioso, sono proprio quei classici personaggi che hanno una ricerca di attenzione patologica e la manifestano in qualsiasi cosa, nel modo di porsi, nel modo di vestire, nel modo di comunicare, sono bellissimi secondo me, e sono molto simili però un po' diversi dai narcisisti. Dove i narcisisti, vabbè ragazzi, cioè i narcisisti sono, penso, la forma di disturbo che sia stato più presente nella mia vita, perché io ne ho incontrati tantissimi. E non sto scherzando, io ho avuto veramente una serie di relazioni con dei narcisisti da manuale che potevano essere messi come esempi lampanti nei manuali di studio. E poi ci sono i comportamenti ansiosi e più paurosi del cluster C, dove ci sono il disturbo ossessivo compulsivo di qui sopra, quindi rigidità, perfezionismo, mania di pensiero, ostinazione fortissima, il disturbo dipendente, che ci possiamo immaginare cosa comporti, il disturbo evitante, che è l'esatto opposto del dipendente. È una cosa complessissima, quindi non starò a spiegare niente, uno perché lo farei malissimo e due perché appunto c'è il mondo, però secondo me è molto bello approfondire questo mondo, uno perché cioè, secondo me ti dà un arricchimento personale, perché cioè, secondo me studiare la psiche umana è una delle cose più belle del mondo e non può che darti un ampliamento delle tue vedute personali, della tua mente. E poi proprio perché si abbatte questo stigma nei confronti del prossimo, perché certo. Cioè, ci sono troppe persone che secondo me vengono emarginate per questo motivo. Cioè, ora, al di là della classica situazione che dicevo prima, il classico narcisista che ti fa finire una relazione tossica e tu, oh mio Dio, questi maledetti narcisisti. Sì, per carità, è vero, però dietro al disturbo narcisico di personalità c'è una sofferenza enorme. E quindi già porsi in un'ottica diversa, che è quella non del fare la croce rossina e accollarsi magari il narcisista tossico di turno che non si vuole far aiutare, non si vuole curare e quindi non ti porterà mai niente se non sofferenza nella tua vita. Però già la consapevolezza che tu hai di fronte a qualcuno che ha vissuto una tale sofferenza, insomma, ti aiuta, se non altro, ad avere nei suoi confronti un minore odio nel momento in cui questa persona ti fa soffrire, o avere la capacità di aiutarla, perché non parliamo solo di relazioni con potenziali partner, parliamo magari di persone che abbiamo accanto, a cui vogliamo bene e che nostro malgrado sono nella nostra vita e vogliamo tenere. Avessimo un amico di vecchia data, un'amica, un familiare, qualcuno che abbiamo accanto da sempre e ci rendiamo conto che magari ha un disturbo, già saperlo comprendere fa tanto. O semplicemente se lavoriamo a contatto con le persone, specialmente in certi settori, come può essere mio, ma come può essere, per esempio, faccio un esempio, tu magari da grande, che insomma, sei ancora una bimba, te magari da grande vuoi fare la professoressa, potresti ritrovarti con dei ragazzi che magari manifestano un qualche forma di caratteristica che poi a lungo andare può davvero sfociare in un disturbo del genere, e saperlo riconoscere, saperlo trattare, capire che hai di fronte qualcuno con un problema può essere una salvezza per questo ragazzo e per la sua famiglia. Assolutamente sì. Ma io quando andavo alle medie avevo in classe un ragazzino che era un bulletto, poi io ero la più piccola, la più bassina della classe, quindi mi bullizzava abbastanza, mi picchiava, mi rompeva le cose, e infatti io poi ho cambiato anche scuola per colpa sua, perché i professori non facevano nulla, la preside non faceva nulla. La risposta della scuola, perché mia madre prima di farmi cambiare ha parlato, ha cercato di, ma si può sistemare questa cosa? Ma questo ragazzino ha un disturbo del comportamento, e quindi vogliamo fare qualcosa? Cioè, allora, perché ha un disturbo del comportamento, lasciamo che picchi i bambini, butti via le loro cose dalla finestra, cioè... E si è visto proprio che questa scuola, poi si sta parlando di 13 anni fa, quindi comunque sia non... Oddio, 13 anni fa, quindi non... No, scusate, momento vecchiaia. Pensiero che 13 anni fa eri abbastanza grande a ricordarti quello che ti succedeva intorno. Cosa brutta. Io finivo il liceo 13 anni fa.
Che cosa orribile. Se mi fa quella scuola, non voglio di tutta la scuola italiana, ma quella non era pronta a gestire elementi del genere. Non so adesso perché non sono così grande da avere figli che vanno alle medie, però insomma non saprei, perché io dovendo per fare professoressa ho dovuto dare degli esami di pedagogia delle differenze mirati appunto a formare gli studenti verso ragazzini problematici con bisogni educativi speciali o anche appunto disturbi del comportamento, ma effettivamente erano corsi da pochi crediti fatti piuttosto male. Io non sento di aver recepito veramente una grande conoscenza su questi argomenti, proprio come hai detto tu. Ma si sottovaluta tantissimo l'importanza, cioè ti faccio un esempio. Io mi sono resa conto che nei posti in cui ho lavorato come assistente sociale ho riscontrato sempre lo stesso problema, cioè le persone con disturbi psichiatrici dovrebbero essere seguite, se sono seguite dai servizi sociali, dall'assistente sociale che si occupa della salute mentale. Molto spesso accade che gli psichiatri ti dicono: sì, vabbè, ma questo non è che c'ha chissà quale disturbo, è un po' depresso, sì, vabbè, è un po' bipolare, però dai, e te lo schiaffano a te, che magari sei sul settore degli adulti o sul settore della non autosufficienza, se magari in concomitanza col disturbo di personalità o col disturbo dell'umore ha anche magari un'invalidità, un handicap, per cui può ricadere magari nel settore della disabilità, e te lo schiaffano a te, che magari non c'hai gli strumenti per aiutare questa persona, perché quella persona dovrebbe seguire un percorso mirato che solo quel tipo di servizio specialistico ti può dare. Però se gli stessi psichiatri si limitano a dare farmaci e a dirti: sì, vabbè, ma questo c'ha solo un po' di depressione, oppure questo c'ha solo un disturbo bipolare ma va bene, cioè rendiamoci conto di quanto possa essere difficile per chi non è nel settore rapportarsi con questo tipo di problematica. Certo, anche questo è un bel problema da risolvere, perché se non c'è nessuno che forma me, che dovrò formare gli studenti a sapermi relazionare con loro, o che forma te a relazionarti con persone in situazioni sociali particolari, oltretutto con aggravanti magari, cioè come si fa? Perché non c'è nessuno in grado di formarci? Esatto. C'è un universitario che te lo dovrebbe spiegare, te lo spiega male, vuol dire che chi deve formare te non è stato formato bene. Cioè, bisognerebbe andare a cercare proprio... Si dà quasi per scontato che le uniche categorie che devono essere formate adeguatamente sono gli psicologi e gli psichiatri. Però non sono solo loro che parlano e si occupano e si relazionano con queste persone. Perché banalmente queste persone si relazionano con i singoli nei rapporti personali e privati. Faccio un esempio stupido. Metti caso che persona X va all'università, conosce persona Y, diventano amici, ah che bello, tutto bene. Un giorno persona Y va dall'altra persona e dice: guarda, io ti volevo dire, siccome il nostro rapporto comunque è andato avanti, siamo diventati grandi amici, mi sento bene con te, mi sento di dover essere sincero. Io soffro di disturbo borderline, o io soffro di disturbo, disturbo bipolare. Ok? L'altra persona, come ci aspettiamo che reagisca? Perché se quest'altra persona non è stata informata, non sa che cosa vuol dire avere questo tipo di disturbo, magari il suo primo pensiero è: oddio, ma questa è una persona pazza, ma io devo scappare, io non posso avere una relazione sana con qualcuno che ha un disturbo del genere. E non va bene, cioè non si può ostracizzare così qualcuno. È vero, ci sono persone che hanno disturbi gravi, perché dei disturbi schizzoidi, gente che sente le voci, gente che ha veramente delle patologie che lo rendono pericoloso per il prossimo. È vero che queste persone devono essere trattate in un certo modo, devono seguire certi percorsi, è verissimo. Cioè, di questo non ho dubbi al riguardo, e non voglio dire che tutte le persone devono essere trattate come se non avessero un disturbo psichiatrico, perché il disturbo psichiatrico c'è, esiste e come tale va considerato. Ma siccome non tutti i disturbi psichiatrici sono quello che tira fuori il coltello e aggredisce l'infermiere, perché ci sono questi, ma sono una fetta, ci sono quelle persone che magari hanno un malessere personale dovuto a un disturbo borderline di personalità, a un disturbo istrionico, a un disturbo narcisistico, che magari può essere stato un disturbo evitante. Tutte cose che, se io te le metto di fronte e tu sei una persona disinformata, una persona che non conosce questo mondo, cioè da lì a mettermi in faccia un'etichetta con su scritto pazzo, il passo è breve. Assolutamente. Un altro problema riguardo a questo tema è appunto il farsi diagnosticare qualcosa, perché
Se te ce l'hai diagnosticato sin da bambino, per quanto orribile, sei comunque un attimino avvantaggiato perché sei cresciuto con la consapevolezza di avere un disturbo, magari sei stato seguito, se sei stato fortunato, sei stato curato o comunque non curato, ma seguito così bene che il tuo disturbo può essersi attenuato. Se invece ti ritrovi magari ad avere un tipo di disturbo nuovo a seguito di un trauma o di una situazione particolarmente difficile, sono anche cose che possono svilupparsi dopo, come appunto abbiamo detto, si parte da un tratto e poi può andare a peggiorare o attenuarsi. Ecco, se io prendo consapevolezza che questo mio tratto comincia a diventare un disturbo, che cosa faccio? Devo andare dal dottore? Devo prenotare una visita? Cioè, dove vado? C'è anche molta, col fatto che c'è questo stigma, c'è anche poca conoscenza di queste strutture che dovrebbero essere famose, come di, non ti dico, al pronto soccorso, ad esempio, cioè nel senso, dovrebbe, io non saprei neanche dirti dov'è un centro qui, un centro, una clinica, un posto in cui posso andare a farmi visitare, eventualmente diagnosticare qualcosa e, nelle peggiori delle ipotesi, farmi seguire anche per sempre. Però ecco, c'è poca informazione. Esatto, cioè ci sono peraltro tantissime possibilità, nel senso che nella migliore delle ipotesi tu hai dei genitori attenti, e perché magari tanti disturbi si sviluppano in età più giovane, altri magari manifestano in età adolescenziale. Può darsi che tu abbia delle persone accanto a te che sono abbastanza attente da dirti: guarda che secondo me tu hai un problema, ed esserti accanto nella gestione di questo problema. Il fatto è che se la persona di per sé non si vuole far aiutare, non si farà mai aiutare, e vabbè, questo è un altro discorso. Partiamo dal presupposto che la persona voglia farsi aiutare. Quindi diciamo che se ti va bene, magari hai una famiglia che ti aiuta e ti fa andare verso questo percorso. Ma il fatto è che se magari tu ti rendi conto da solo di avere dei problemi e non hai avuto nessuno accanto a te che ti ha detto: guarda, se dovessi avere questo tipo di disagio, non aver paura, non pensare di essere strano o sbagliato, rivolgiti a un professionista. Questa persona magari rifiuterà costantemente la malattia, come a volte capita in genitori che rifiutano la malattia dei figli e quindi poi non li aiutano perché no, mio figlio sta bene, mio figlio è normale, e poi si arriva a un peggioramento della condizione, a una cronicizzazione che rende ancora più difficile poi riprenderlo questo figliolo, perché per tutta la vita ha avuto qualcuno che negava i suoi disturbi, i suoi problemi. Certo, infatti quello è il primo ostacolo. La cosa peggiore che può succedere è che una persona non sia consapevole dei suoi problemi, sbotti, gli venga fatto un TSO d'urgenza, e allora a quel punto purtroppo può succedere. Però diciamo che normalmente il percorso è sempre quello, cioè te prenoti una visita da uno psichiatra, perché il professionista è lo psichiatra. Il problema è sempre lo stesso, che lo psichiatra del servizio pubblico è quello che viene prenotato con la ricetta rossa del medico di base, per cui quando c'ha posto, dottore, fra 6 mesi, va bene, fra 6 mesi ci vediamo. Quando c'ha posto, fra 1 anno, se c'ha il medico che ti dice: guarda, è urgente, magari posto te lo trovano, ma non è detto che tu abbia sempre il medico che te lo dice, c'è l'urgenza, quindi magari vai. Gli psichiatri privati costano, e poi il problema dello psichiatra, secondo me, è sempre lo stesso, dipende dal professionista che incontri, perché mentre lo psicologo, bene o male, lo psicologo non ti può dare farmaci, quindi lo psicologo per forza di cose ti deve seguire con un percorso di psicoterapia, quindi un certo indirizzamento c'è. Poi ci sono i psicologi incompetenti, purtroppo, che ti fanno sentire giudicato, ti fanno sentire male, quindi può andare male in qualsiasi caso. Il problema è che lo psichiatra ti può dare farmaci, e spesso succede proprio questo, che ci sono psichiatrici che ti danno farmaci, con questo leniamo il disturbo, e poi magari però quella persona ha bisogno di un trattamento diverso, perché sì, c'è il farmaco, ma non puoi andare avanti a farmaco per tutta la vita. Esiste anche la psicoterapia per tantissimi disturbi, anche per ti può sviluppare un problema di dipendenza dal farmaco, pensando che risolva il tuo problema originario, ma se ne crea un altro, l'altro viene completamente trascurato, quindi sì, è un bel gatto che si morde la coda, perché abbiamo evidenziato un sacco di problemi in realtà, cioè, che in realtà rende abbastanza evidente sul perché questi argomenti vengano trattati poco, perché se si cominciasse a fare vera informazione in merito salterebbero fuori tutte le pecche, sono assolutamente risolte. In un paese civile non è possibile che ancora ci sia il problema perché il pubblico è operato, di essere abbandonati a se stessi con cure farmaceutiche che non vengono
veramente che non si focalizzano veramente sul problema originario, ma su dare un, diciamo, un palliativo, ecco. Scusaci. Sì, no, cioè il problema è sempre culturale, il fatto che non si dia abbastanza importanza alla salute mentale, perché quando si parla sia di salute mentale da un punto di vista psicologico, quindi benessere e malessere, umore, ansia, che poi l'ansia può essere un psichiatrico anche, perché comunque i disturbi di personalità spesso hanno un elevatissimo carico d'ansia, quindi non è detto che tu sia solo ansioso, magari sei ansioso perché hai quel disturbo di personalità e quindi le due cose vanno di pari passo. Però per dire, il fatto è che si continua a dare per scontato che non sia un problema, non se ne parla perché non si riconosce l'importanza del, appunto, della salute mentale, come se avere dei problemi da questo punto di vista ti rendesse una persona sbagliata. Cioè, mentre se hai il diabete, nessuno ti dice che fai schifo, poverino, cioè il tuo corpo che c'ha dei problemi. Se c'hai un disturbo di salute di qualsiasi tipo, c'hai dei reumatismi, c'hai un qualunque tipo di malattia, quasi qualunque tipo, perché poi ora entro nella polemica femminista, ci sono malattie che le donne sperimentano e che vengono praticamente ignorate tantissimo. Tutte le malattie dell'apparato genitale femminile molto spesso non sono conosciute, non vengono riconosciute e si tende a darle per scontate, a minimizzare la loro gravità. Però vabbè, escluso questo aspetto, normalmente quando tu hai un problema di salute non è che ti si viene a dire ah, vabbè, ma fai così schifo, cioè ragazzi, ma sei messo male, ti dispiace anche, poverino. Chissà perché quando uno ha un disturbo di salute mentale sei un debole, sei fragile, sei pazzo, secondo me è la cosa peggiore in assoluta, perché sai, finché sei uno che va dallo psicologo, sì, c'è lo stigma anche dello psicologo, però la cosa peggiore che ti possono dire è vabbè, ma sei fragile, sei debole. Sentirsi dire sei pazzo, come se ci fosse qualcosa dentro di te che non funziona, che è stato costruito male. Cioè, comunque fino agli anni 70 c'erano i manicomi e quello che succedeva nei manicomi era una cosa terribile. La gente veniva veramente ridotta in uno stato pietoso, cioè veniva privata della propria dignità. E questo secondo me è fuori di testa. Cioè, pensare che una persona che ha una malattia, perché comunque è una malattia, debba essere considerato un individuo di serie B perché quella malattia sta nella sua testa. C'è proprio una narrazione sbagliata di questi problemi qua, anche magari a volte nei film o nei romanzi, racconti in generale in cui vedi magari il protagonista che affronta un certo percorso e poi guarisce e allora a quel punto la sua vita va benissimo, che non è sempre così, si può anche seguire una terapia per tutta la vita, cioè anzi il seguirla rende la tua vita migliore, non è che è sempre visto come una disabilità che temporanea, ecco. Esatto, cioè come se dire tu sei forte, sei un eroe perché l'hai sconfitto. No, tu non sei un eroe perché l'hai sconfitto. Tu sei un essere umano dignitoso perché stai sopravvivendo a una cosa che ti sta facendo male. Al disturbo borderline di personalità, cioè non c'è rimedio, tu non guarisci. Tu sei borderline e rimani borderline per la tua vita, ma seguendo la terapia vai avanti. E cioè, puoi riuscire a vivere bene con il prossimo, però cioè, arrivare a dire a una persona ah vabbè, ma puoi guarire, come se appunto tu fossi talmente malato che l'unica soluzione è la guarigione, non il ok, convivo con questa cosa in modo, cioè la guarigione non è il fatto che va via quello che hai, la guarigione è che tu vivi nonostante quella cosa che hai, con quella cosa che hai. È proprio appunto la narrativa sbagliata, perché mette in evidenza che ci sono due tipologie di persone. Le persone normali, gli standard, che vivono bene, che anche se hanno dei problemi li affrontano. E poi ci sono le persone diverse, con le loro appunto malattie, disturbi vari, e devono necessariamente ambire a tornare o diventare persone normali e rientrare nello standard. E questa è proprio una narrativa sbagliata, perché sarebbe molto più interessante raccontare storie, sentire storie in cui qualcuno non supera supera il suo trauma, magari impara a vivere serenamente nonostante quello, ma non è che lo dimentica o allora non lo so, si vendica e passa tutto, cioè appunto il fatto di vivere con questo, come tu avevi parlato quando si era fatto l'episodio sull'attacco di panico, avevi parlato di tipo dare un nome alla tua ansia, se non ricordo male,
È come se avessi uno spettro che ti segue, ecco, alla fine. La stessa cosa si può dire di certi disturbi che non possono abbandonarti, ma fanno parte della tua vita. Non devono necessariamente renderla schifosa, se impari Esatto. a dirci. Ma io avevo visto, però non lo recupererò mai più perché non so, lo trovai su Facebook e non so come si fa a recuperarlo, però trovai un post meraviglioso di un artista che aveva fatto dei disegni in cui rappresentava qualsiasi tipo di disturbo dell'umore, della personalità, altre forme di sindromi e con annessa poesia. Allora, io l'ho trovato di un impatto esagerato, cioè mi ha fatto stare così male. È stata una roba così potente che io mi sono detta: ma mio Dio, cioè, quanta profondità ci deve essere in una persona per creare una cosa del genere, per rappresentare così bene delle cose così diverse fra di loro e così ampie, perché cioè, capire così bene cosa vuol dire essere portatore di ognuno di quei disturbi, secondo me, è una cosa faticosissima e non tutte le persone, secondo me, sono in grado di avere una tale forza empatica. No, infatti o è un ottimo psicologo oppure una persona che si è informata veramente presso chi di dovere, è andata da uno con questo disturbo a chiedergli come lo descriveresti, se dovessi disegnarlo come sarebbe, perché Esatto. se no di appunto narrare questi eventi. E secondo me è incredibile perché nessuno di noi che non ha mai provato queste cose può lontanamente immaginare cosa voglia dire, perché io credo che queste persone abbiano dentro la propria testa un qualcosa di inspiegabile. Questo che uso questo termine che mi affascina, cioè mi rendo conto che siano cose spesso orribili e cioè, non è che le trovo belle, le trovo affascinanti nella loro tragicità. Perché tutto ciò che secondo me non è spiegabile con la parola umana, è qualcosa che mi suscita una curiosità pazzesca e quindi sono proprio affascinata, ammaliata da tutto questo, perché vorrei capire, vorrei sapere, e non è spiegabile, mio Dio. Ho visto dei post in cui parlavano tipo dei nani di Biancaneve o dei personaggi di Winnie the Pooh in cui uno dovrebbe rappresentare un disturbo della personalità, se non I sbaglio. personaggi di Winnie Pooh, i nani di Biancaneve sono tutti gli effetti dell'uso della cocaina. Un'altra cosa, ok. Allora, se parlavamo di narrativa giusta, potrebbe anche essere una cosa carina, però a quel punto non lo metti nel sottotesto, lo fai proprio chiaramente capire come Inside Out, che ogni personaggio ha il suo nome, giusto, no? Non lo so, cioè non so se sia una coincidenza e che come coincidenza è veramente assurda perché a tutti gli effetti. Un po', però ci sono dei personaggi che hanno veramente dei tratti di quelle caratteristiche tipo Tappo o Pimpi o Io che. Tutti io, secondo me, che se veramente volevano significare queste cose, beh, non ho parole, perché comunque è stato fatto bene. E poi è carino il fatto che sia un cartone, quindi una cosa per bambini, che i bambini riescano a, anche se non li riconoscono, perché appunto si chiamano Yo, Tappo e Pimpi, non depressione, disturbo della personalità. Ossessivo compulsivo, disturbo ansioso. Però, cioè, effettivamente tu da bambino ti rendi conto che loro hanno delle caratteristiche particolari che non sono necessariamente positive, perché il fatto che Pimpi sia così ansioso, tu lo percepisci. Il fatto che io ci abbia questa tristezza atavica, oppure che ci sia Tigro che è iperattivo e che è completamente pazzo, te ne rendi conto? Usate il termine pazzo in maniera impropria, chiedo scusa, perché mi rendo conto che tutto quello che abbiamo detto è proprio sbagliato come termine, cioè è così sopra le righe, è così esaltato, cioè ti rendi conto che c'è qualcosa che stona, però non pensi che siano sbagliati, pensi che siano fatti così. E soprattutto che tutti loro riescono a convivere quasi sempre pacificamente, ad avere amicizie vere, quindi è Esatto. una bella narrativa se fosse veramente quello Esatto. originario, insomma. Allora, se vogliamo parlare di buona narrativa, e vorrei suggerire un libro che secondo me da questo punto di vista è una grandissima scoperta, che è Una stanza piena di gente, di cui forse avevo già parlato, perché ne parlo spesso, quindi non ricordo mai dove ne parlo, so che ne parlo. Allora, qui si parla di una cosa leggermente diversa. Parliamo sempre di salute mentale, di disturbi psichiatrici, però parliamo di disturbo dissociativo d'identità, quindi le cosiddette disturbi da personalità multipla. Sicuramente
tu, non so chi ci sta seguendo, avrà presente, avete presente il film Split? Quello con James McAvoy. Allora, quel film trae grosso modo ispirazione dalla storia del protagonista di questo libro, che è Billy Mulligan. Allora, la storia è leggermente diversa, nel senso che chiaramente tutto quello che è successo nella storia originale non è quello che succede chiaramente nel film, omicidi compresi, però effettivamente il personaggio ispiratore è questo Billy Mulligan, che è il protagonista del libro Una stanza piena di gente. È la storia di questo ragazzo che è il primo caso di disturbo di personalità multipla complesso che sia stato analizzato nella storia psichiatrica in quegli anni, che ora non mi ricordo gli anni, saranno anni 30, 40 forse. Lui aveva 24 personalità diverse e il libro racconta la storia delle sue personalità e lo fa, secondo me, in una maniera estremamente rispettosa, perché comunque il giornalista che ha scritto questo libro ha parlato con lui e ha avuto modo di conoscere tutte queste personalità e quando ha parlato con lui ha messo insieme tutti i pezzi ed è venuto fuori questo lavoro. Allora, leggere questo libro è un'esperienza, secondo me, devastante, perché è molto, molto toccante, è commovente, fa straziare il cuore in tantissimi passaggi, ma soprattutto è sconvolgente, perché ti fa vedere come funziona in maniera incomprensibile la psiche umana. Perché il fatto che una persona sia in grado di sviluppare dentro di sé determinate personalità diverse, di cui lui non ha memoria, che non necessariamente si conoscono tutte fra di loro, e stabilire una gerarchia, perché alcune personalità sono state create per proteggerlo. Le varie personalità crescono, si creano a seconda di un determinato trauma per proteggerlo da quello che gli succede. Altre personalità si insinuano e sono nocive per lui. Quindi le personalità dominanti le hanno isolate oppure le hanno esiliate per proteggerlo. E poi c'è questa personalità che, se non sbaglio, è il maestro, si chiama, che non è lui, ma è tutte le personalità messe insieme, però, come dire, da un punto di vista, come se fosse un narratore onnisciente. Cioè, lui conosce tutte le personalità ed è una personalità esterna che le racchiude e spiega tutto quello che succede. Tutto in una sola persona. A me questa cosa dà i brividi. Cioè, anche a me. Sì, no, è vero, ho visto il film e non sapevo che fosse ispirato da questo Billy Madigan. Mulligan. Allora, il film, secondo me, l'avevo visto al cinema, vabbè, è un blockbuster, si lascia guardare. Quando poi ho scoperto la storia originale e ho letto il libro, quel film per me è diventato una cosa inguardabile. Cioè, ok, sì, hai preso ispirazione, però allora non me lo pubblicizzate come dalla storia. Cioè, no, voi avete preso ispirazione dal fatto che questo qui c'ha 24 personalità e ha fatto queste cose, punto, perché la sua storia è completamente diversa, tutto quello che succede è diverso, c'ha delle motivazioni per cui lui fa determinate cose e ti aiuta a comprendere. Cioè, lui è uno che ha rapito e stuprato delle ragazze senza avere la minima consapevolezza del fatto che quello che stava facendo era un crimine, perché le sue personalità stavano agendo per proteggerlo, per dargli comunque un momento di felicità, di benessere, di tranquillità. Da questo film dovevano trarre cioè da questo dovevano trarre un film con Leonardo DiCaprio, che poi è rimasto nell'etere. Non so se a causa del fatto che, avendo pubblicizzato Split come il film tratto dalla storia di Billy, poi abbiano lasciato perdere. Però io cosa darei per vedere DiCaprio in quel ruolo, ragazzi? Datemi questa gioia, datemi questo. Leonardo DiCaprio, se ci stai seguendo, prendi appunto, prendi nota, insomma, che noi ti vogliamo vedere in questo ruolo. Però scherzi a parte, questa secondo me è una narrazione comunque fatta veramente molto bene e anche questo è importante perché questa è un'altra forma di disturbo che insomma, si può incontrare nella vita, non è che sia così, così. E anche questa è una cosa che ti viene spacciata come cioè, proprio la pazzia, la follia per eccellenza, quello che sente le voci, quello che ha 3x3-4 personalità che ti parlano insieme e magari è una persona che voglio dire, cioè, avrà il diritto anche lei di vivere e non di essere reclusa in un ospedale psichiatrico a vita? A quanto pare hanno più diritti i feti che uno vuole abortire, no? È una vita, però. Ma i matti vanno rinchiusi. Sì, vabbè. Io rinchiuderei, per esempio, quelli che vanno a fare le cose, come si chiama, le manifestazioni a Pontida. Tipo, un po' di loro li rinchiuderei io, però da altre parti li rinchiuderei.
Cioè, per dire che se dobbiamo scegliere chi rinchiudere, secondo me c'è gente che andrebbe rinchiusa davvero, ma tipo alcuni per esempio anche in carcere per le cose atroci che fanno, piuttosto che persone che non hanno nessuna colpa se non quella di essere nati con un corredo biologico diverso da quello considerato normale. Assolutamente. Direi che possiamo chiudere qua. C'è qualcos'altro che volevi dire? No, perché alla fine insomma, cioè, mi sembra che abbiamo... Cioè, la diversità espressa secondo me in questo racconto era palese e non ci sono sottotesti. È chiaro che è difficile per chi convive con questo tipo di disturbi affrontarli. Forse paradossalmente è più difficile per loro, non lo so, forse è difficile in maniera diversa, perché comunque deve essere faticoso, io non lo so, però deve essere faticoso accettare, che poi accettare è un termine così brutto, però convivere con il fatto che una persona a cui tieni ha questi disturbi. E, cioè io a volte sento dire, vabbè, ma come fa quella persona a stare con Tizio se lui è se questo qui è borderline? Cioè ragazzi, non è che se sei borderline allora ti dobbiamo lasciare in mezzo a una strada da solo. Si può avere una relazione affettiva con una persona borderline, specialmente se la persona borderline o bipolare o quello che è in terapia e sta facendo di tutto per star bene. È chiaro che ci sono delle accortezze da dover avere, però, cioè, ripeto, finché la persona non è un disturbo per se stesso e per gli altri da un punto di vista di pericolo, cioè se non sei un pericolo... Non è che non puoi avere relazioni, hai delle relazioni forse più difficoltose o che richiedono di essere trattate in maniera diversa. Noi abbiamo parlato di tipi di diversità che sono tali, presi e messi lì, e che bisogna semplicemente imparare ad accettare, nel senso di prendere atto della loro esistenza e dire ok, da questo momento queste persone che sono diverse in questo senso so che esistono e va bene così, e quindi accettate in questa accezione qua. E poi ci sono tipi di diversità che vanno prima comprese, perché problemi del genere, ad esempio, non basta dire ok, prendo atto che esista e va bene così, va compreso, perché, e qui c'è il problema del filtro della comunicazione, che può non essere appunto immediata, perché uno può non saper spiegare il proprio disturbo, o chi non ce l'ha ma dovrebbe diagnosticarlo può avere difficoltà altrettanto, però... Qui c'è il punto è che vanno compresi, perché effettivamente un intervento può essere d'aiuto, ecco, quindi è un tipo di diversità in questo senso diverso, scusate la parola, sono sempre lì che la ricevo, ma è un altro tipo di diversità che in questo senso la comunicazione serve veramente, mentre ad esempio se parliamo di omosessualità per me non bisognerebbe neanche parlarne. Per me esisti, non me ne frega nulla dei tuoi gusti sessuali o anche tipo, no, la disforia di genere, ad esempio, di cui parleremo nel prossimo episodio, se non ricordo male, il prossimo è Ettore. Il prossimo, che bello. Ecco, anche quello lì, per ora siamo in un momento in cui bisogna parlarne, perché evidentemente ci sono persone che hanno bisogno di capire, però... a un certo punto arriveremo in cui, ah ok, sei non binary, va benissimo, allora dimmi come ti devo chiamare, e finisce lì. Esatto. Invece qui ci vuole una comunicazione, la comprensione dei problemi per poterli non risolvere sempre, ma comunque facilitare la vita di chi li ha. Anche perché, boh, non lo so, nel senso, non per sminuire quello che è le persone non binary, come hai appena detto tu, però voglio dire, nel momento in cui la gente imparerà che non esistono solo due generi, che il genere è uno spettro, che si può essere collocati in una qualunque fascia, all'interno di questa fascia, in un qualunque punto, allora cioè, si accetta l'esistenza del persona non binary. Su questa forma sui disturbi mentali forse ci sono delle sfumature più complesse, però non lo so, mi viene solo da ipotizzare. Però sì, cioè, alla fine comunque se tu sei una persona non binaria non è che c'hai un problema, nel senso, sei non binaria, punto. Questo non ti crea difficoltà nel vivere la tua vita. I disturbi di salute mentale, sì, quindi... Il problema delle persone non binarie risorge nel momento in cui la cultura va contro la loro esistenza, ecco. Se esatto, però... Cioè... Oh, non esisti, come? Allora io cosa sono? però è una cioè, è proprio una cosa diversa. Mentre loro hanno solo tu mi ignori perché neghi la mia esistenza, quelli stanno dicendo, tu mi stai ignorando, quindi stai negando magari non la mia esistenza, ma il fatto che io possa aver bisogno di essere considerata meglio dignitosa. Oltretutto io sto pure male perché c'è un disturbo che mi fa vivere male la mia esistenza di per sé. E allora... Esatto, sì.
No, è molto interessante questa cosa, che le diversità sono diverse tra loro. Forse verso la fine della rubrica ci apprestiamo a dire questo. Esatto. Cioè, non vogliamo fare una scala, una classifica delle diversità, assolutamente no, perché chiaramente non è che ce n'è una più o meno importante, però cioè, sono talmente varie che questa diversità nella diversità, che metapensieri adesso che stiamo facendo. Direi che la possiamo finire qui, e la prossima settimana parliamo appunto di transessualità, transgender, e insomma sarà un argomento bello tosto, e quindi restate in ascolto. Come sempre, se volete lasciare un commento, noi saremo felici di leggerlo, di rispondervi, basta che non siano insulti, perché... Esatto. Allora vi auguriamo una buona domenica e ci vediamo la settimana prossima con Ettore. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.